Buongiorno, io vi ringrazio. Per me è veramente un grande onore, un piacere e vi confesso che c'è anche dentro di me una certa preoccupazione, slash, come si dice, imbarazzo a parlare qui, a 1,5 km da casa mia. Come potete immaginare, il mio percorso di vita, che poi la chiudo qua, ma lasciatemi 30 secondi, che quando un paio di anni fa ormai ho deciso di accettare questa proposta presso il Dipartimento di Protezione Civile, l'ho fatto con l'intenzione di trasferire un po' di quelle competenze che ho acquisito all'interno di questa regione, quindi come non posso non ringraziare prima di tutto il direttore generale dell'ARPA, dove tuttora sto, perché io sono in comando a Roma, faccio la sottolineatura. E per quello che in qualche maniera in tutti questi anni ho imparato, ho detto è necessario, credevo che fosse un mio quasi obbligo civico e morale di trasferire, tentare di trasferire un po' dell'esperienza che avevo acquisito al momento in cui ero stato chiamato per assolvere a questo ruolo presso il Dipartimento. Quindi ho chiuso questo ruolo, però credo che sia importante anche perché ha un senso anche nell'economia delle cose che cercherò di dire. Allora, parlando ieri con il capo dipartimento, che si scusa di non poter essere qui, ma aveva veramente degli altri impegni che gli hanno impedito di essere, però ovviamente ho detto: guarda, Angelo, fa che domani è un posto molto importante, ci stanno un sacco di persone, qui vedo tanti amici, colleghi da una vita, e quindi insomma io voglio parlare con te, mettiamoci anche, dimmi insomma qual è il messaggio che vuoi trasferire, che vogliamo trasferire. E ci siamo trovati assolutamente allineati su alcuni aspetti e mi fa piacere dirlo, quindi da un certo punto di vista mi tranquillizza, perché il professor De Bernardis, che qui davanti, che saluto, che conosce bene, sa quanto sono anche complicate certe posizioni da svolgere. Io sono un dirigente di seconda fascia, quello è il capo dipartimento, voi capite, di fronte a un parterre come questo uno può anche tremargli le gambe, no? A un certo punto. Però dello stesso tempo credo che queste cose che posso cercare di dire abbiano anche un valore maggiore rispetto a quelle che posso dire io come dirigente. E quindi, perché dico questo? Perché secondo me siamo in un momento molto importante della storia. Lo dico senza essere tacciato di visionario o velleitario. Ma siamo in un momento abbastanza importante della storia di questo nostro paese. Ce ne sono stati tanti altri, sono stati già citati. Mi verrebbe da dire che parlando di allertamento, la data del 27 febbraio 2004 sia una data rilevante, la data della direttiva. Qui vedo il dottor Cocco, lo vedo. Adesso mi dispiace che poi quando fai così ti ne dimentichi qualcuno, però ci siamo capiti. Ci sono delle persone che in questo paese hanno dato una svolta. Purtroppo mi duole dirle, certe svolte sono venute dopo le tragedie. Sarno e Soverato sono stati i punti da cui è ripartito un sistema di allertamento che in qualche maniera prende le sponde anche da un'altra grandissima persona che purtroppo ci ha lasciato pochi fa, che era il dottor Zamberletti, che aveva dato un cambio di paradigma al sistema di protezione civile, accentuando e sottolineando il ruolo della prevenzione. La protezione civile non soltanto come una struttura che mette a posto i danni, passatemi il termine, e che fa i recovery, ovviamente, ma che li previene in maniera, o cerca di prevenirli, almeno nei casi in cui sia possibile farlo. Non possiamo farlo con i terremoti, lo sappiamo, però possiamo farlo con il rischio idrogeologico idraulico e non solo con il rischio idrogeologico idraulico, per esempio. E quindi da qui nasce anche tutto il sistema d'allertamento. Io poi dopo nel pomeriggio entrerò un pochino più nel merito di come è strutturato, quindi qui mi limito a dire soltanto alcune cose che ritengo importanti. I rischi che complicano la nostra vita sono quelli che vedete qua in queste quattro scatoline: sismico, vulcanico, maremoti, idraulico, idrogeologico, fenomeni meteorologici avversi. Adesso abbiamo il deficit idrico. Ricordo così en passant che in 12 anni, questa è la quarta probabilmente crisi idrica che ci toccherà 2007, 2011, 2012, 2017, e se ci va male, cioè che aprile-maggio non ci vengono giù delle precipitazioni importanti, avremo anche il 2019, ma come diceva prima l'assessore,
Ad esempio, domani faremo una riunione importante proprio con tutte le regioni per approfondire questi, qual è lo stato reale, ma già stanno girando sui giornali informazioni, talvolta anche, devo dire, estreme, non supportate sempre da una qualità dei dati su cui si basano, per cui è necessario fare un punto anche elevato. Poi abbiamo gli incendi boschivi, ne ho messo per ultimo, ma in Italia forse andrebbe messo quasi per primo. Tenete conto che adesso l'Europa sta vivendo anche la loro esperienza di incendi boschivi. L'anno scorso in Svezia hanno avuto una quantità di incendi boschivi e sono stati i Canadair, gli italiani, che sono andati a spegnerli. Non so quanto sia uscita questa informazione nei media, però si sono stupiti gli svedesi di vedere gli incendi, non erano abituati ad altre situazioni. Il rischio è quelle 8 scatoline che vedete lì sono altro che la combinazione di quelle robe che stanno alla destra dell'uguale: hazard, esposizione, vulnerabilità. Al numeratore c'è una linea di frazione, al denominatore c'è una capacità di intervento, cioè non c'è rischio se non c'è pericolosità, come si dice, è ovvio, ma non c'è rischio se non c'è vulnerabilità e esposizione. Un temporale che scarichi 200 litri di pioggia in territorio non vulnerabile e senza che nessuno ci abiti non crea rischio. Un temporale, passatemi il termine, di fantozzi che fa 30 mm di pioggia in un'ora in una città magari come Roma oppure magari come Milano crea magari delle condizioni di rischio, perché magari c'è un sottopassaggio pericoloso, magari qualcuno ci entra dentro e magari quel qualcuno che ci entra dentro non dovendolo fare rischia la vita. La nostra capacità di risposta, che sta al denominatore, è tutto quello che possiamo mettere in pista per, in termini di conoscenza, di informazioni, di capacità di dialogo, di capacità di comunicare, di capacità di penetrare dentro le teste delle persone che devono ricevere messaggi in cui talvolta c'è scritto "potresti morire", che è diverso da trasferire un messaggio "domani fanno questo film al cinema". Quindi c'è anche un tema di trasferire in maniera opportuna senza trasferire patemi d'animo, ma nello stesso tempo informare. Questa è una grande scienza, che è appunto la scienza della comunicazione, che chiaramente noi dobbiamo inserire all'interno del nostro pensiero per arrivare, come si dice, ai cittadini. Faccio una rapidissima carrellata sui vari rischi. Rischio vulcanico in Italia, cioè noi in Italia non ci manca niente, Cioè siamo uno dei territori, credo, al mondo dove ce li abbiamo tutti questi rischi. Nel nord Europa qualcuno non ce l'hanno, per loro fortuna. Noi ce li abbiamo tutti, abbiamo le frane, abbiamo i vulcani, abbiamo i terremoti, abbiamo i maremoti, abbiamo le alluvioni, abbiamo i rischi di incendi, abbiamo tutto. Quindi siamo un paese, come dire, interessante dal punto di vista di quello che ci capita. Il sistema di monitoraggio e di allertamento del rischio vulcanico ha grande similarità, grande somiglianza a rischio, se ci pensate, di allertamento. Anche qui ci sono dei codici colore, anche qui c'è un early warning, e poi qui si può discettare se si parla più di prevenzione o di protezione, perché il rischio, la materia del contendere è diversa da un punto di vista tecnico, però il concetto è che comunque un early warning riesce a farlo, e comunque la prevenzione qui in questo caso sta nelle azioni di prevenzione di lungo periodo, di messa in sicurezza dei territori. Purtroppo abbiamo tantissime aree urbate vicino al Vesuvio, per esempio, e non solo. Ma ho poco tempo, voglio andare avanti. Il rischio idraulico, poi ci tornerò nel pomeriggio, però fondamentalmente, se qui vedete la mappa che aveva realizzato il sistema di protezione dell'ambiente, ISPRA, dell'area esposta a frane, vedete che l'Italia, come dire, non è, come dire, ce l'ha il problema, mi verrebbe dire, ce l'ha il problema. Qui vedete rappresentata nella grafica la popolazione a rischio di frane in area a pericolosità elevata sopra P3, perché sapete c'è la corrispondenza P1, P2, P3, P4 e R1, R2, R3, R4, che indica un livello crescente di pericolosità da frane. Vedete che, per esempio, in Emilia Romagna, dove abitiamo, non è che ci mancano le frane. Per quanto riguarda il rischio idraulico, abbiamo di nuovo un paese al quale non gli manca il rischio idraulico. Poi qui c'è da discutere quanto su queste mappe si può migliorare si deve migliorare, però per esempio si vede che in Emilia Romagna, visto che siamo qua,
quello che ci lasciano le frane ce lo danno le alluvioni, perché la mappa di, che vedete adesso, è il complementare di quella di prima, perché le zone pianeggianti, chiamiamole così, le zone della bassa, sono quelle dove c'è il rischio alluvioni. Tant'è che la popolazione esposta ad alluvioni, che vedete qua di nuovo, è abbastanza elevata. Quali sono gli standard minimi delle misure di mitigazione del rischio? Sostanzialmente, è stato già detto prima, abbiamo le misure strutturali e le misure non strutturali. Le misure strutturali sono quelle della messa in sicurezza in qualche maniera fissa e stabile, non attengono al sistema di protezione civile, anche se nel nuovo codice ci sono delle specifiche anche su questo tema, ma non entro adesso nel merito perché è un discorso un po' troppo complicato. Ma diciamo, facendo un ragionamento un po' tranchant, abbiamo le misure strutturali: costruzione del cassa di espansione, costruzione del potenziamento delle arginature. Stiamo parlando di oggetti che tengono lontano, mi verrebbe da dire con uno slot, l'acqua dal, le persone dall'acqua, in qualche maniera dal rischio. E poi abbiamo le misure non strutturali, cioè il rischio residuo che rimane e che non è stato completamente azzerato dalle opere strutturali. Cosa puoi fare? Devi cercare di far scappare la gente prima che puoi, e per far scappare la gente prima che puoi devi mettere insieme un sistema di early warning che parta e che veda assieme tante responsabilità, tante autorità che operano nel settore, che passano dallo Stato alle regioni fino ai comuni, che sono l'autorità che sul territorio lavora per la sicurezza dei cittadini. Tant'è che il sistema d'allertamento, che come vi dicevo prima è strutturato oggi per il rischio idrogeologico idraulico con i famosi codici colore, che ormai credo che conoscono tutti, arriva effettivamente fino al cittadino. Cioè il sindaco, che è l'autorità che lavora, che vive a fianco col cittadino, e del quale il cittadino ha, come dire, contezza, la prima autorità con il quale il cittadino si rapporta è senz'altro il sindaco è responsabile di protezione civile. Quindi lui riceve un messaggio e nel piano di protezione civile sono descritte, o dovrebbero essere descritte, e saranno descritte meglio, ma lo vedremo dopo, quelle che sono le azioni di sicurezza, di messa in sicurezza, che deve prendere in tempo reale. Chiudere un ponte, chiudere una strada, chiudere una scuola, e cose di questo genere. Ovviamente sono tutte decisioni complicate, perché oggi va di moda l'analisi costo-beneficio, Dio guardi che non lo tratti anch'io il tema, però è vero, l'analisi costo-beneficio va fatta, perché chiudere uno stadio quando c'è una partita di calcio, perché ci può essere un temporale forte, non è una decisione che costi quanto prendere l'ombrello, perché domani magari piove, no? Prendere l'ombrello lo prendiamo, non costa nulla, chiudere una partita di calcio costa, quindi è difficile prendere delle decisioni quando il costo di quella decisione è molto elevato. Però dall'altra parte c'è il rischio che se non lo fai quell'operazione, c'è una probabilità. Il codice di protezione civile nuovo parla di allertamento da definire in maniera probabilistica, cioè dici il 70% di probabilità che venga giù un fortunale. Adesso tu sindaco con quel 70% devi decidere se chiudere o non chiudere la partita di calcio. Voi capite che c'è un impegno che deve avere la comunità, anche scientifica, ad aiutare queste amministrazioni, perché sinceramente se io mai facessi il sindaco avrei qualche problemino a decidere. Quindi comprendo la difficoltà, ma comprendo anche che siamo avanti da un punto di vista delle competenze, delle conoscenze, per dare un aiuto forte a chi queste responsabilità se le deve prendere. Poi abbiamo le valanghe, io adesso la faccio corta, però abbiamo una direttiva sulle valanghe adesso, che ha messo assieme tanti attori che in qualche maniera facevano bollettino. Abbiamo la Eneva, il Meteomonte, le regioni, cioè abbiamo tante strutture che in qualche maniera che operano per la diminuzione della pericolosità del rischio. Poi abbiamo i fenomeni meteorologici avversi, adesso nel nuovo codice è esplicitamente citato, nell'articolo 17 c'è scritto proprio rischio idrogeologico idraulico e per fenomeni avversi. Per fenomeni avversi ci sta la qualunque qua dentro, abbiamo i venti forti, abbiamo la grandine, abbiamo le mareggiate, abbiamo la neve, abbiamo la combinazione, i temporali che danno forte botte di vento, quindi abbiamo le scariche elettriche. Ne abbiamo, come dire, tante. Quindi dobbiamo gestirle.
L'emergenza nazionale di tipo C richieste negli ultimi 5 anni per le inondazioni, le frane, le mareggiate, le tempeste di vento. I dati mostrano che il territorio nazionale è stato interessato da 115 eventi e ogni anno circa il 50% delle regioni è stato colpito. L'ammontare totale dei danni richiesti dalle regioni è di circa 10, non so quanti sono, miliardi, 10 mila miliardi. 10 miliardi, cioè, scusate, sono un po' 10 miliardi di euro, questo per dire. L'altro rischio è il deficit idrico, non lo cito, ma anche perché vorrei scaramanticamente, non vorrei che scaramanticamente questo lo evochi per quest'anno, però sicuramente il rischio da siccità è un rischio che 4 volte in 12 anni, una volta ogni 3 anni abbiamo avuto. Quindi c'è tutto un lavoro di monitoraggio. Poi abbiamo gli incendi boschivi, ovviamente, e quindi qui c'è un'attività di collaborazione forte tra Stato e Regioni, come in tutte le cose che ho detto fino adesso. Il sistema d'allertamento è un sistema federato, attenzione, lo sottolineo, e non è federato perché lo dice una norma, certo che lo dice una norma e quindi le norme dicono che bisogna rispettarle, ma è federato perché non potrebbe non esserlo, perché se dobbiamo arrivare a una valutazione del rischio, e questa è la grande innovazione rispetto ad altri sistemi che esistono in Europa. Se dobbiamo arrivare alla valutazione del rischio, che è quello che a noi interessa, a noi non interessa se domani piove molto, a noi interessa sapere se quella pioggia crea un danno, e fare una valutazione del danno probabile, cioè oggi potrò avere un danno probabile, che poi codifico con i codici colore, è un altro film rispetto a dire che domani pioverà, che peraltro è complicato perché c'è tutto il discorso dell'incertezza, eccetera. Quindi questo, ricordiamocelo sempre, noi dobbiamo arrivare a tendere a quella valutazione. Che cosa possiamo fare per migliorare? Perché dobbiamo migliorare? Ma dobbiamo migliorare per tante ragioni. Primo, perché il nostro territorio è vulnerabile e, come dire, non c'è, credo, metro quadrato del nostro territorio che non lo sia e che non sia esposto al rischio. Secondo, perché le condizioni di hazard cambiano, piaccia o non piaccia, il clima sta cambiando, i fenomeni avversi stanno capitando con una frequenza di occorrenza superiore a quello che succedeva 30 anni fa. È un dato di fatto, non lo dice solo l'IPCC, lo dice ISPRA, lo dice il sistema delle agenzie. Andiamo a leggere i report che hanno pubblicato anche l'anno scorso, poche settimane fa, dell'ultimo report. Si vede che la temperatura dell'aria in Italia è cresciuta di 1,5 gradi negli ultimi, dal 1980 a oggi. Questa si porta dietro lo spostamento della curva di Gauss della temperatura verso gli estremi. La probabilità che capiti 40 gradi a luglio oggi è molto superiore alla probabilità che superi 40 gradi quando io avevo 18 anni. E il fatto che noi abbiamo ripetuti giorni con onde di calore che danno problemi alla sanità, alle persone vulnerabili, che hanno ripercussioni sulla risorsa idrica, e chi più ne ha più ne metta, aumenta di frequenza di occorrenza. Il sistema deve cambiare marcia, perché questo sarà il futuro, ma non è il futuro fra 140 anni, il futuro fra 20 anni, fra 30 anni. I nostri figli ci staranno dentro, molto più di quanto ci sarò io. Quindi dobbiamo, anche il nostro sistema d'allertamento dovrà avere delle modifiche. Prima di tutto, io lo metto all'inizio, so che qui c'è anche una discussione simpatica anche col capo dipartimento. È più importante l'uovo o la gallina? È più importante sia l'uovo che la gallina. Cioè, è importante la tecnologia, è importante la comunicazione, ma è importante che i cittadini sappiano, che i cittadini comprendano, quindi che partecipano alla loro stessa messa in sicurezza. Quindi bisogna promuovere tutte quelle azioni di partecipazione, di costruzione. Abbiamo parlato di piani di protezione civile comunali. I piani di protezione civile comunali devono essere compresi dai cittadini, non subiti. Il cittadino deve sapere che il sindaco della sua città ha un piano di protezione civile, non deve ignorarlo, non può ignorarlo nel 2019. Il sistema di protezione civile, quindi, lo dico dopo, abbiamo immaginato, il capo dipartimento ha buttato il sasso oltre l'ostacolo, e noi dobbiamo arrivare all'ultimo miglio, dobbiamo migliorare l'ultimo miglio. Lo dico con orgoglio di essere, lo dico da questo pulpito, in Emilia Romagna abbiamo fatto, perché anch'io partecipai a quella cosa e ne sono molto orgoglioso. Abbiamo fatto web alert, abbiamo fatto sistema d'allertamento che arrivava ai sindaci, e poi i sindaci parlano con i loro cittadini. Qui c'è
anche per la natura dei fenomeni meteorologici che avverranno sempre con maggior frequenza di occorrenza, sempre più piccoli, abbiamo la necessità di fare uno step forward, come si dice, un passo avanti, probabilmente arrivare ai singoli cittadini, da cui la, come posso dire, proprio la proposta innovativa di fare questo sistema Heat Alert, che dovrebbe raggiungere i cittadini attraverso un sistema di messaggistica tipo cell broadcast, cioè che un cittadino cammina con la sua automobile in una zona, gli arriva il messaggio: guarda, domani succederà, potrebbe succedere questo, e questa è la prima cosa, ma durante, in tempo reale, questa è la grande sfida, in tempo reale potrebbe accadere qualcosa fra un'ora, io te lo dico, è chiaro che tu in quell'ora lì devi mettere in pista le azioni che devi aver già deciso quali sono, e le devi aver deciso in tempo di pace, in modo tale che in mezz'ora riesci a fare quelle tre cose fondamentali per mettere in sicurezza. Se c'è da chiudere un ponte lo chiudi, se c'è da chiudere una scuola la chiudi, hai mezz'ora qualche volta. D'altro canto, se non lo fai, potrebbe succedere. D'altro canto c'è il tema: posso fare dei falsi allarmi? Certamente. Potranno arrabbiarsi i sindaci? Assolutamente sì, come adesso peraltro. Una delle critiche che fanno al sistema di allertamento è che facciamo troppe allerte gialle, no? Facciamo talmente tante allerte gialle perché dovete fare delle previsioni più dettagliate. Ma se io fossi capace di prevederti il temporale che fa la diga, che fa l'alluvione del torrente Raganello, 4 km quadrati di bacino idrografico, che mi fa 100 mm di pioggia in 25 minuti, 100 metri dopo, un chilometro dopo comincia la gola del Raganello, il livello idrometrico si alza di 2 metri e mezzo, 350 metri a valle, non si sono neanche accorti che c'è stata un'alluvione e ci sono stati 10 morti. La mia risposta quando mi hanno detto: ah, vedi, nonostante le allerte ci sono stati 10 morti, la mia risposta è stata: per merito delle allerte abbiamo salvato la vita a 20 persone. Perché l'abbiamo salvata la vita a 20 persone? Perché c'era presente lì vicino soccorso alpino, e se c'era il soccorso alpino lì è perché c'era l'allerta che gli diceva, fra tutti i punti a rischio, andate ben lì che probabilmente succede qualcosa. E hanno avuto in 5 minuti la capacità di tirarne su uno per uno, 20. Io ci sono stato alla gola del Raganello, vi garantisco. Però questo non è stato mai detto nelle vie di comunicazione. È ora che cominciamo a dirlo qual è l'efficacia, e dovremmo essere più bravi a misurarlo, l'efficacia del nostro sistema di allertamento, a quantificarlo. Oggi forse qui siamo un po' indietro, dobbiamo metterci un po' di gas su questa cosa qua. Noi dobbiamo sapere ex ante quanto sarà l'efficacia del sistema di allertamento in termini di riduzione del rischio di perdita di vite umane, oltre che di danni. Lo possiamo fare, abbiamo le tecnologie, abbiamo gli strumenti, abbiamo i modelli, abbiamo ogni cosa. Cerchiamo di ragionarci su queste cose. L'altra rivoluzione copernicana l'ha già accennata la dottoressa Gazzolo, l'assessore Gazzolo, è l'Agenzia Italia Meteo. Vi do un'informazione: l'Agenzia Italia Meteo è stata istituita con una legge dello Stato, con la finanziaria dell'anno scorso, del 2017, la legge 205, al comma 549 fino al 561 ci sono dei comma che trattano il tema. È istituito il Comitato di Indirizzo per la Meteorologia e la Climatologia, che deve collaborare alla realizzazione della governance di questa agenzia, che si basa su fondamentalmente due atti: uno statuto, che chiaramente è lo statuto che regola quali sono per esempio gli organi, no, che fanno funzionare questa agenzia, e un DPR, un decreto del Presidente della Repubblica, dove sarà annesso il regolamento dell'agenzia. Bene, il regolamento dell'agenzia è passato in pre-consiglio dei ministri 3 giorni fa, direi senza colpo a ferire. Sono state fatte delle piccolissime modifiche che sinceramente sono già state superate, per cui mi permetto di dirlo, poi sarò, spero, non smentito, ma facendo tutte le cose, è passato secondo me, e adesso inizia l'iter alla conferenza unificata delle regioni, poi passerà in Consiglio di Stato e avrà l'iter. L'altro documento è lo statuto, il comitato di indirizzo l'ha varato alla fine di ottobre dell'anno scorso, è andato all'interno dei dicasteri della Presidenza del Consiglio ed è pronto. Ci sono state tutta una fase di interlocutorie, di modifiche, ma è stato votato all'unanimità. Votato all'unanimità da chi? Da quelle 13 persone che rappresentavano i ministeri e le regioni. Cioè, non credo che mai, lo dico veramente con
con questa slide che vedete qua, che rappresenta com'è l'agenzia, che adesso ve la descrivo, l'ha fatta la difesa. Io l'ho chiesta e ottenuta dal generale del bene che fa parte del comitato di indirizzo. L'ha fatta la difesa, non l'ha fatta Carlo Cacciomani. E questa slide rappresenta quello che sarà l'agenzia Italia Meteo, che è quella che voi vedete lì. Ovviamente c'è una visione eliocentrica, diciamo. L'agenzia Italia Meteo sta al centro di che cosa? Di un sistema meteorologico nazionale, di un sistema meteorologico nazionale costituito dai servizi regionali che stanno dentro le ARPA, che stanno dentro le regioni, talvolta non stanno dentro le ARPA e manco dentro le regioni, ma sono, come nel caso dell'AMMA per esempio, sono strutture consorzi. Ci sono varie natura, ma costituiscono un assetto fondamentale di questo paese, perché detengono competenze, conoscenze, dati, risorse che questo paese non si può permettere di svendere o di dire non ci sono. Abbiamo voluto fortemente che quella logica che aveva iniziato il professor De Bernardini, perché non dirle poi le cose quando bisogna dirle, con gli altri, e ci avevamo provato ancora nel 2012 con la legge 100 e purtroppo lì non avevamo fortuna, speriamo di avercela stavolta fortuna. Ma perché una rivoluzione copernicana? Perché questa roba qua ci permetterà di fare dei servizi di qualità che servono a tutti i settori e che servono alle regioni, che poi le possono prendere, utilizzare e ulteriormente post-processare al loro interno per servire i loro stakeholder, e costituiscono la base di partenza su cui anche sviluppare da un punto di vista dell'innovazione. Penso per esempio alla space economy, all'utilizzo ottimale dei dati satellitari, penso a tutto quello che potrà esserci se abbiamo un'infrastruttura in Italia che mette a sistema tutto quello che c'è e costruisce dei prodotti di servizio che prima di tutto servono la protezione civile, però l'agricoltura, poi i trasporti, poi la produzione e il consumo di energia, poi la difesa delle coste e così via. Perché non c'è settore che non sia colpito dai fenomeni meteorologici e per il quale la conoscenza meteorologica non serva per poter definire le condizioni di rischio. Pensate all'idraulica, pensate alla modellistica idrologica idraulica, che non si riesce a fare se non. Quali sono gli strumenti, le infrastrutture? Sono qui, mi fa piacere, questa è la rete di monitoraggio che l'Italia ha in tempo reale. Questi sono più di 4.500 stazioni connesse in tempo reale, che giù di proprietà delle regioni, perché con i decreti Bassanini c'è stato un trasferimento dei dati dall'ex servizio idrografico e marografico alle regioni, che come vedete però riescono ad arrivare in un unico punto. Non è che non riescono ad arrivare, riescono ad arrivare. Ci siamo riusciti negli anni a farlo, questa cosa. Adesso dovremo definire delle policy uniche di utilizzo dei dati, ci aiuterà molto Italia Meteo per questo. Questa roba qui costa mantenerla, l'ha già detto prima all'inizio il dottor Bernardi, costa. Chiaramente c'è una posta che va messa, è stata messa anche nel decreto sul rischio idrologico, è stato messo, non c'è stata messa la cifra purtroppo, però c'è stato scritto che dovrà essere tenuto in conto questo affatto, cioè se andate a leggervelo. Ogni anno ci deve essere messa una posta che potrebbe essere trasferita a Italia Meteo, e Italia Meteo fa le convenzioni con gli enti meteo in cui assicura la disponibilità di quei dati e in cambio mette a disposizione la garanzia che quegli assetti vengano mantenuti nel tempo. Perché se noi non manteniamo neanche i pluviometri, neanche gli idrometri, neanche gli anemometri, noi vi garantisco gli early warning non li possiamo fare, per quanto si voglia e per quanto possiamo essere abili a congetturare modelli, se non si basano su dei dati tangibili. Abbiamo la rete radar nazionale, la rete di prima e questa sono il frutto di purtroppo due catastrofi. Sarno ha dato la rete di monitoraggio al suolo, Soverato ha fatto fare la rete radar nazionale. Dobbiamo ancora installare due radar, uno in Sicilia e uno probabilmente in Basilicata, ma questa è la rete che funziona, ogni giorno la utilizziamo, funziona, è uno strumento operativo, con questa ci facciamo gli warning. Cioè non è uno strumento di ricerca, si basa sulla ricerca. Un servizio idrometeo come l'Agenzia Italia Meteo avrà una componente di ricerca, non può non avere una componente di ricerca. Dentro le nostre strutture c'è una componente di ricerca,
che è il 5%, il 10%, persino a livello industriale abbiamo visto la sfera di ricerca, altrimenti non c'è visione su scale di tempo che possono andare oltre i 2 mesi se non si fa un po' di ricerca. E quindi questi sono strumenti, questo è il sistema LAMI che fa la modellistica e che guarda caso da chi ha realizzato fino ad oggi, da una regione, un'ARPA, l'Emilia Romagna, un'altra regione, un'altra ARPA, il Piemonte, lo Stato come l'Aeronautica Militare, cioè la Difesa, e il Dipartimento della Protezione Civile che fino ad oggi ci mette i soldi per far girare il modello. Questo non è un esempio di collaborazione tra Stato e Regioni. Questi prodotti vengono dati a tutti i centri funzionali, qui ne vedo di colleghi, che ogni giorno li hanno dentro casa e li possono utilizzare. Quindi c'è un sistema che, vi porto degli esempi concreti, non teorie, cose che funzionano. Così come cose che funzionano sono queste cose qui, con i radar si fanno queste cose, si fanno le valutazioni, per esempio sulla stima dei tipi di precipitazione, se è precipitazione solida o non è solida, se è neve, grandine o ghiaccio, cose di questo tipo. Con i dati satellitari, questi sono i prodotti HSAF, si fanno per esempio la detection della snow, della neve, che ditemi se non è importante per la valutazione della viabilità, ad esempio, sia ferroviaria che automobilistica. Si fa un'altra cosa che, questo fra l'altro mi fa piacere che ci sia Nicola Berni, che ho visto prima qui, che lui è molto esperto su queste robe assieme a tanti altri, si fa la soil moisture con i dati da satellite, che guarda caso è uno dei parametri cruciali per la modellistica idrologico-idraulica, perché se un terreno è più o meno saturo è più idoneo quel corso d'acqua a essere ruscellato piuttosto che l'acqua vada a finire in falda, perché il terreno è saturo, quindi l'acqua va a finire tutta sul fiume. Quindi il dato di soil moisture è fondamentale per questo tipo di valutazione. Ovviamente facciamo la classificazione delle nubi, di nuovo questa è tutta roba operativa che viene realizzata dal concorso tra i centri funzionali centrali, i centri funzionali decentrati, i centri di competenza che fanno parte del sistema paese che fornisce i nostri, la capacità di risposta operativa. Quindi in questo sistema che già esiste si va a incastrare questa nuova infrastruttura che io auspico che sia, adesso che andrà nella discussione nella conferenza unificata, che anche le regioni sappiano cogliere l'opportunità che questa ha nei loro confronti, perché gli fa probabilmente risparmiare anche dei soldi e che probabilmente gli fa mettere in sicurezza degli assetti che oggi in sicurezza non sono, e che gli dà valore e visibilità a quello che oggi valore e visibilità talvolta non ce l'ha anche nei rapporti internazionali. Io vi ringrazio, scusate se ho rubato qualche minuto.